alcuni giorni il canale Albani sta subendo una profonda pulizia del suo letto. Enel Green Power, in coordinazione con il comune di Fano e con ASET, ha dato avvio a interventi lungo il canale. Domani una prima parte dei residui e sedimenti raccolti verrà asportata assieme ad altre entità che di naturale hanno ben poco: biciclette di vario tipo, pezzi di automobile, seggiolini e passeggini per bambini e rifiuti di ogni specie. Preventivamente, nei giorni passati, il canale è stato gradualmente svuotato dall'acqua residua dopo che la stessa Enel Green Power, con l'ausilio dell'Associazione di Vigilanza Ittica FIPSAS, aveva recuperato la fauna ittica presente nel canale artificialmente, reimmettendola nel fiume Metauro per garantire la sopravvivenza ed il benessere e contestualmente prevenire criticità di carattere igienico-sanitario come si erano verificate nel mese di giugno. Gli interventi di pulizia proseguiranno nei prossimi giorni, secondo quanto concordato nella riunione congiunta convocata dall'assessorato all'ambiente e all'ecologia urbana lo scorso 26 giugno presso il comune di Fano, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, con lo scopo di avere un'unica cabina di regia degli interventi e anche del monitoraggio sull'intera area interessata per attenuare l'effetto della siccità sull'ecosistema del canale artificiale.